Camilla, duchessa di Cornovaglia, acquisirà il titolo di regina consorte quando Carlo salirà al trono, ha affermato un autore reale. Il principe Carlo, 73 anni, è stato il principe più longevo nella storia britannica. Mentre ci sono domande su quando salirà al trono, ci sono state anche molte speculazioni su quale titolo prenderà Camilla, duchessa di Cornovaglia, 74 anni, quando suo marito diventerà re. Il segmento dell'incoronazione del sito web reale ufficiale specifica che tradizionalmente il titolo concesso al coniuge di un re regnante è regina consorte. Si legge, salvo decisione contraria, una regina consorte viene incoronata con il re, in una cerimonia simile ma più semplice. Se il nuovo sovrano è una regina, la sua consorte non viene incoronata o unta alla cerimonia di incoronazione. Quando la coppia si è sposata nel 2005, però, hanno rivelato di avere piani diversi per il suo titolo, la famiglia reale ha concluso che Camilla intendeva usare il titolo di Sua Altezza Reale la principessa consorte quando il principe di Galles salirà al trono. Nonostante l'annuncio di Clarence House sul titolo, gli esperti sembrano pensarla diversamente. Kinsey Schofield, fondatore del sito reale con sede a Los Angeles Todd4Daily.com ha incontrato Christopher Andersen, l'autore di Brothers and Wives, in sedute private live of William, Kate, Harry e Meghan per discutere della questione. La signora Schofield ha toccato l'incertezza su quale titolo riceverà Camilla quando lo studio sarà guidato dal duca e dalla duchessa di Cornovaglia e ha posto la domanda all'autore reale. Il signor Andersen ha risposto, ha sempre voluto che lei fosse la regina e infatti, ora è la principessa del Galles. Ora, questo è una specie di gioco di carte a cui stanno giocando, una specie di fumo e specchi perché nessuno vuole offendere la sensibilità. Diana sarà per sempre la principessa del Galles per quanto riguarda le persone, Camilla, regina. Certo, lei sarà la regina, Christopher Andersen ha poi fatto riferimento all'uso tradizionale del titolo fornito alla moglie di un re regnante prima di affermare che l'etichetta di regina consorte è quella che Charles ha sempre destinato a lei.